Tizi, facciamo gli auguri al Rimini Calcio, dai. Facciamo gli auguri al Rimini Calcio, ma soprattutto se volete seguire il Rimini Calcio dovete vedere la trasmissione Sport Up. Ciao Rimini Calcio, in bocca al lupo. E allora, e andiamo ragazzi. 12 sconfitte mettendo quella corsa in Serie D a Montevarchi e Sansepolcro, 13 contando anche quella di Ravenna in Coppa Italia, 13 partite senza vincere in esterna prima di farlo sul campo della capolista Pordenone, che veniva da 10 risultati utili consecutivi. E se qualcuno dopo stasera dalla tifoseria biancorossa ha ancora voglia di protestare contro l'allontanamento di Leo Acori, rischia davvero di rovinarsi l'unica gioia esterna ottenuta fin qui questa travagliata stagione. Il film della partita ci dice di un Rimini in versione esterna con tanto determinazione e fattore A inteso come attributi. Martini, che si godeva più i piani di Mamma Rai al debutto in panchina 4 giorni prima, ricorda i suoi da vecchio bomber di cadetterie di Serie C che dopo tutto per forare la rete avversaria si può anche in trasferta. Gli alunni comprendono la lezione e vedremo finalmente un Rimini giocare con coraggio. Forcing iniziale ad opera dei padroni di casa, che si mette in moto già dai calci piazzati, battuti soprattutto da Burrai, tre migliori all'andata. Sul primo Nava interviene facilmente, sul secondo pennellata a cercare l'inserimento con la testa ad opera di D'Agostini, pallone alto. Pordenone calafoga di sbloccare la gara, ma la conclusione di Magnaghi è tutt'altro che irresistibile. Al 22esimo però la capolista passa, discesa sulla destra a cura di Gavazzi, traversone basso a cercare l'inserimento dell'ex Lazio Berrettoni, conclusione del class 81 che viene sporcata dalla difesa biancorossa, infilando Nava. Preci mostra per l'appunto la traiettoria di Berrettoni sporcata dal difensore Venturini. La risposta dei Rimini è immediata. Montanari, migliore dei suoi, sfrutta nel migliore dei modi un cross di Nava staccando di testa perfettamente, indirizzando il pallone laddove Bindi può solo guardare. Primo centro in stagione per il centrocampista, arrivato 2 anni fa. Replay meritato anche per lui. Rimini che insiste, in corsa Volpe, Arlotti scambiano questo pallone che porta alla conclusione il numero 11 biancorosso, pallone fuori di un nulla. Ultima azione con questo colpo di testa dalla parte opposta di Magnaghi, non raccolto da nessuno dei compagni di squadra. Nella ripresa colpo di testa di Gavazzi su questo traversone di Bobaggi con Nava che blocca la sfera senza difficoltà. Al 55esimo invece Rimini completa il sorpasso, palma serve Montanari, il centrocampista nel cercare la deviazione a rete serve involontariamente Arlotti che in acrobazia trova il suo secondo gol in stagione alla squadra che aveva segnato anche l'andata e alla stessa con la quale trova il primo centro tra i professionisti. Al 58esimo Berrettoni prova a ripetersi ma la sua conclusione da fuori area si perde alta. Al 62esimo stesso ex Lazio dalla bandierina stoppa questo pallone ma il suo tiro cross non viene raccolto da nessuno dei compagni di squadra, mentre Burrai da calcio piazzato chiama la deviazione vincente Magnaghi ma Nava si fa trovare pronto alla presa. Il Rimini continua a soffrire, Berrettoni da fuori area mette a lato mentre la replica dei biancorossi arriva attraverso questo contropiede orchestrato da Guiebre, il cui tiro termina tra i guantoni di Bindi. Minuto 88, Pordenone che rimane con l'uomo in meno per questo intervento scomposto di Bombaggi su Alimi. L'ultimo brivido arriva dal piede di Rover con la sfera che termina fuori di un nulla. Per il Pordenone stop dopo 10 partite utili consecutive. Per il Rimini stop dopo 13 trasferte senza vittoria. La prima in questa stagione. Un girone fa, Scott Arlotti trovava la sua prima gemma tra i professionisti e la terza presenza tra i grandi. Un girone dopo è suo l'acuto vincente che regala a Rimini primo un in esterna, ma quel passaggio, quel tocco, quella palma dei migliori in campo va a Montanari, centrocampista a tutto fare, caratterizzato da sorriso a portata di mano tanto a fare invidia a un noto spot come quello della Mentaden. Per il Pordenone premiamo Candelone, l'unico in giornata a non mollare mai, dimostrando perché i ramari sono al comando della graduatoria.